il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse a 2 anni di distanza. Era il 14 febbraio del 2004 quando Marco Pantani veniva ritrovato senza vita all'interno di un residence lungomare riminese. Sono passati 6 anni da quella tragica notte, ma il ricordo del pirata vive ancora nel cuore di tutti. Gli appassionati di ciclismo hanno voluto ricordare Marco proprio nel giorno della sua scomparsa. Ieri è stata organizzata una veglia da Angelo Pezzotta, fondatore di un gruppo di 280 bambini e ragazzi che praticano ciclismo. Questa mattina è stata celebrata una messa nella chiesa di San Giacomo, voluta dal club magico Pantani e la sua famiglia. Simona Angela Gallo raccolto a Rimini alcuni ricordi del campione proprio il giorno di San Valentino. Qual è il suo parere? Cosa pensa dell'uomo e poi del ciclista? Beh, dell'uomo purtroppo è stato un uomo debole, ha avuto con tutte le sue cose che si sono messe insieme, incidenti, cose, ed è arrivato dove è arrivato sicuramente per... forse non è stato essere aiutato da chi gli era vicino. Come sportivo, soltanto un grande. Seguivo, sì, quando capitava sì, seguivo, adesso non più, però vabbè. E non è che ero proprio una fan, però era bravissimo, mi piaceva il suo modo di fare, mi piaceva il suo modo di essere. Ha scelto di spegnersi proprio tra l'altro, un'overdose di cocaina l'ha so. Ucciso. Cosa credi, cioè, cosa ti viene in mente, cosa ti suscita questo ricordo? Che sicuramente i ragazzi di oggi, come anche quelli, sicuramente i ragazzi che fanno sport come lui, il ciclismo, non devono assolutamente assumere queste sostanze né fare altro che può dannare, nuocere alla loro salute. Ma mio padre, essendo appassionato di ciclismo, è un appassionato che non va ad esporre quello che sono le sue emozioni, le tiene semplicemente per lui, quindi è difficile poter captare, capire o farsi raccontare qualcosa di allora. Se lo ricorda benissimo, perché avendo una squadra di giovani che correvano in tutta la regione, quindi lo ha incontrato diverse volte, però questa è una cosa che si tiene per lui. Qual è invece il suo ricordo? Se pensa a Marco Pantani, cosa le viene in mente? Beh, sicuramente il personaggio, la spettacolarità che ha dato a questo sport e l'entusiasmo che è riuscito a ricreare dopo tanti anni, ricordando vecchi campioni. Lo posso ricordare solo campione, per il campione che è stato del ciclismo, poi per altre cose la sua vita privata non entro in merito. Sempre il suo ricordo sulla bici, con questa faccia tirata, però di una forza incredibile, e poi forse una grande debolezza alla fine.